allargare lo sguardo dal tempio materiale al tempio di Dio, che è tempio vivente. E questo è il primo invito del novello vescovo di Cassano a Lionio al popolo diocesano, che Don Nunzio Galantino testimonia di avere già preso a cuore. Il Vangelo secondo Giovanni della terza domenica di Quaresima racconta di Gesù che a Gerusalemme scacciò i mercanti fuori del Tempio. La Quaresima, spiega il presule con l'efficacia di un parroco che alla domenica approfondisce con i fedeli la parola di Dio, non è il tempo della malinconia, ma il tempo opportuno in cui veniamo chiamati a sintonizzarci con Dio. L'occasione, tuttavia, non si presta solo a pronunciare l'omelia, ma anche a rivolgere ringraziamenti e ad esprimere le prime suggestioni di un cammino episcopale che nasce nel segno del sorriso e della condivisione. «Ho avvertito attorno a me tanto affetto e tanta preghiera», confessa il presule rivolgendosi ai suoi sacerdoti. «Voi mi state a cuore come persone e come presbiteri». Parla poi dell'immensa gioia vissuta, ma anche della fatica di allontanarsi dalla comunità in cui ha lavorato per annunziare il Signore Gesù, così come dell'inizio rassicurante, reso tale dal momento di preghiera al santuario della Madonna della Catena e all'Immacolata. «Ho trovato ad attendermi Maria Santissima, i miei sacerdoti, voi. Sono sereno e sorridente perché certo dell'aiuto di Maria, del vostro affetto e perché sono certo che i miei limiti troveranno comprensione». Il cammino che lo attende ha un solo obiettivo: spendersi per il bene comune. Il nostro futuro si gioca più nel dialogo che nella contrapposizione, avverte deciso Monsignor Galantino. Traccia così la strada su cui intende camminare. I mali che affliggono i nostri centri, ma anche le periferie, vanno vissuti come laboratori. No a beghe interne e no alla pratica della raccomandazione, perché chi non può contare su nessuno ne sarebbe penalizzato e perché deve contare sulla Chiesa. E poi la battuta finale: pregate che il tempo non mi guasti. Del primo incontro con il popolo diocesano resterà questo e l'emozione di un pomeriggio ricco e variegato, una tempesta di riflessioni, di sorrisi, di sguardi, di abbracci, di preghiere, di segni della presenza di Gesù e di gioia ed amore che, sospinto dal vento che soffiava su Cassano, annunciava l'entrata in città del nuovo pastore.